Signore e signori, si sta mimetizzando tra la folla, ma l'abbiamo trovato, finalmente l'abbiamo trovato. È lui, sei tu, è lui. Aspetta, scusa, ecco. Cambio, perché a nastro, ragazzi. Allora, tu chi sei? Io. Ah, ok, lui e io. E io chi sono? Tu. Perfetto, ok. Come, da dove vieni? Mantova, ma le idee ben chiare, signori, questo ragazzo. Vabbè, ecco, di coreano. Ecco, lo stiamo identificando. Perché beve poco, vieni vicino ai tuoi amici che ti vogliono bene, guarda di qua. Hanno tutti la faccia minacciosa, molto, ragazzi. Avete tutti la faccia minacciosa perché lui stasera. Cos'è? Rocco? È come Rocco? Ah, non lo conosci? Ah, lui lo conosce, incredibile. Che cosa conosci di lui? Facciamo la doccia insieme sempre, tutti insieme! Ah, tutti insieme appassionatamente! Allora mi fate vedere mentre fate la doccia, No, aspetta, calmo! No, fai così, incredibile, fatemi la doccia, ragazzi, fatemi la doccia, tutti insieme, bello! Ecco, incredibile! Attenzione, questo molto specifico! Ecco, ragazzi, ad Alessandro cade la saponetta nella doccia spesso, giusto? Attenzione, Sandro! Attenzione, è pieno di saponette, Alessandro! Alessandro, fai cascare la saponetta! Attenzione, raccoglila, attenzione, colpo di scena, Alessandro nella doccia, ecco, colpo di schiena, incredibile, il nostro Alessandro, ragazzi, sì, ditelo voi, sì, sposa, no, allora, te lo rifacciamo, il nostro Alessandro, sì, oh, fantastici, avete tutte le idee chiare, lui ha le idee chiare solo nella doccia, ok, Alessandro, allora, che cosa la... bevi un po', ecco, i ragazzi ci tengono che ti sciacqui, ecco, perfetto, così risponde meglio, ecco, la cosa che ha fatto innamorare la tua futura sposa, allora è... La doccia, la saponetta. Ok, hai altre cose, tu hai cosa da dire? La saponetta che lui, insomma, questo ragazzo è riuscito a conquistare la sua futura moglie grazie alla saponetta. Alla saponetta. Lei cadere la saponetta. È un po' brasiliana la sua moglie, è un po'. Ah, lui fa cadere la saponetta, lei interviene. Con lo strapon, giusto? Una cosa, un oggettista. Ok, perfetto. Allora, di qualcosa per recuperare in qualche modo. Sì, bravi ragazzi. Ah, abbiamo anche il gobbo là. Esatto, fammi il gobbo. Agobbati. Ecco, attenzione, più gobbo. Ecco, lui viene da Notre Dame, giusto? Sì, il tuo amico francese. Sì, esatto. Okay, va bene, dai. Francese fluentissimo. Di qualcosa alla tua futura moglie per recuperare questo video. Ci vediamo domani, forse. È una minaccia? Sì. Ah, ok, perfetto. Saluti da Alessandro, il ragazzo vago, di dove? Pieve di Coriano, Mantova. Poi? E poi proponi la saponetta che... Sì, viva la pulizia, viva la saponetta. Viva la saponetta, sì!